Molti residenti di Via Roma sono preoccupati per la strada rovinata. Allora, io abito in Via Roma, nel tratto stradale che va da Mare Monte, la carreggiata è molto rovinata e quindi si è verificata una situazione che non è più sostenibile. Una settimana sì e una settimana no, ci sono incidenti. Nelle strisce pedonali addirittura dei disabili con le stampelle si sono incastrate le stampelle dentro questi buchi, c'è un avvallamento del terreno. Io ho fatto 12 segnalazioni al comune da un anno a sta parte, mi hanno mandato una squadra e hanno detto che non è fattibile in quanto loro non sono preposti a questo tipo di intervento perché ci vuole un asfalto a freddo e quindi lettera morta. Tra l'altro qui a Fano con il Giro d'Italia sono state sistemate molte strade, quindi per l'incomunità dei cittadini vi prego al comune, al sindaco, all'assessore preposto di venire a vedere questo tratto di strada, perché qui c'è la pista ciclabile tra l'altro dove vanno i bambini con la bicicletta, ci sono i bambini e i ragazzi, adesso ricominciano le scuole e quindi è un'arteria, è una carreggiata che va messa a posto. Il 31 agosto alle ore 19 è successo un incidente di una bambina, di una ragazzina di 16-17 anni che è caduta proprio qui sopra le strisce pedonali dove c'è l'avvallamento del terreno. Tra l'altro è una strada trafficatissima. La strada di Via Roma è trafficatissima, si sa questa, no? Il punto esatto è davanti alla CGL, dal numero 52 al numero 60, che saranno 25 metri di strada, si dovrebbe fare qualcosa, altrimenti qui è un continuo incidente. E tutti i residenti chiaramente si lamentano di questo. Si lamentano qui, sì. Io tra l'altro ogni volta che succede un incidente sono il primo a essere chiamato perché devo soccorrere, devo disinfettare. Mi appello al sindaco, all'assessore preposto, all'ufficio delle strade, non so, di fare qualche cosa.